quanta emozione c'è in questo momento? Una grande emozione, una grande responsabilità, un grande senso di responsabilità nel portare avanti quello che oggi tutta la comunità dell'Università di Teramo ha indicato come strada più giusta da percorrere per i prossimi 6 anni, dando fiducia al programma che abbiamo condiviso in queste settimane. Sarà un programma di grande innovazione organizzativa, gestionale, informativa e di comunicazione che metterà al centro la nostra comunità, tutta la nostra comunità, nessuno esclusa. Metteremo al centro una didattica innovativa, una ricerca nazionale e internazionale di livello, un rapporto con il territorio sempre più sinergico. Mi sento forte la responsabilità nel mettere al centro lo studente, di formare la futura classe dirigente di questo paese, di formare le cittadine e i cittadini del domani, e mi sento questa grandissima responsabilità. Lo faremo tutti insieme con grande coraggio, senza paure, ma con una grande voglia di innovazione e di rinnovamento. Questo ci chiede la nostra comunità per essere sempre più competitivi a livello regionale, nazionale ed europeo. Mi metterò già da domani mattina al lavoro per individuare la squadra di governo che mi accompagnerà per i prossimi 6 anni. Se mi consentite, un ringraziamento sincero a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo, cui dedico questo risultato, perché mi hanno sempre indicato in questi anni, e sono sicuro che lo faranno anche nei prossimi 6, la strada più giusta da percorrere. È una grande responsabilità, farò di tutto per non deludere la mia comunità e il mio territorio. È stato un lungo testa a testa. Sì, è stato in questi mesi un confronto democratico, ci siamo confrontati su 2 idee molto diverse di università, ma questo è il sale della democrazia e quindi fa bene. Il confronto, se leale e sincero, fa sempre molto bene, perché fa emergere i progetti migliori e le idee migliori. Di questo ha bisogno il nostro Ateneo.